Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni, potterhead e non. Come state? Spero tutto bene. Oggi proseguiamo il nostro gameplay su Hogwarts Legacy. Eravamo rimasti che avevamo fatto le nostre missioni qui, insomma, al club dei duellanti. E quindi adesso andremo a vedere un po' cosa ci fa fare. Poco fa era comparso che avevamo delle nuove missioni. Andiamo un po' a vedere quali sono. Forse addirittura l'ultima volta siamo rimasti che c'erano delle missioni da fare. Non so, sto giocando un po' poco in questi giorni. Allora, vediamo. Ah, giusto, giusto. Dovevamo andare a parlare con il ritratto. Mi ricordo. Ok, allora l'abbiamo seguita e andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Probabilmente direi nella sala comune dei Tasso Rosso. Andiamo un po' a vedere. Qui si passa, ok, vai, veloce, veloce, vai, 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 schiva tutti, schiva tutti. Allora, in pratica questo gioco teoricamente credo che sia stato pensato per far parlare con tutti i personaggi della storia, per renderlo il tutto più interattivo possibile, no? Bene, io li schivo tutti, raga, cioè non voglio parlare con nessuno nella vita reale, tanto quanto nei giochi, motivo per il quale vado diritto, diritto alle mie missioni per andare, insomma, al premio finale, la conclusione del gioco. Ok, poi quando avremo finito il gioco potremo andare in giro, fare Avada Kedavra su tutti quanti, non è un problema. Fino ad allora, ecco, io mi muoverò in questo modo, andando avanti sulle missioni principali. Allora, il ritratto di Eldritch Diggory. Chi sarà? Sarà un parente di Cedric, sicuramente. Speriamo sia meno spocchioso del suo futuro nipote, perché voglio dire, con tutta la buona volontà, ragazzi, però Cedric Diggory proprio mister simpatia non era. Raga, qui, questo qui, vi ricordate che avevamo fatto tutto quel casino per riuscire a farlo? Secondo me potrebbe centrare, ecco qui, questa roba qui. Diamogli un incendio. Ok, andiamo ad incendiare le cose. Vi ricordate che avevo perso un po' di tempo a cercare di capire questa roba? E poi avevamo fatto quella missione giù in fondo dopo aver parlato, ma che reveglio, dopo aver parlato con Natti, che avevamo trovato quella tizia che ci aveva insegnato delle robe strane. Ok, raga. Ok, allora, quando abbiamo dato l'incendio si è avvicinato questo ingranaggio. Aspettate che mo li becco io, raga. Questa non l'ha fatta ancora nessuno, certo, Luca, credici che non l'avrà fatta ancora nessuno. Ma, allora, avevamo i numerini. Allora, questa era 1, questa roba qui è giusto? No, quello deve essere il 2. Il 2, quindi interagiamo, dovrebbe essere il 2, ok. Poi abbiamo il quadrato, così dovrebbe essere questo simbolino che sembra, boh, una sorta di N. Un po' a vedere questo, che sarà un 4 sostanzialmente, e quindi ci rimane l'1 e il 3. Allora, l'1 è il triangolo con le righettine, Luca, ricordati, triangolo con le righettine, 1 e l'altro 3, triangolo con le righettine, 1 e l'altro è il 3, triangolo con le righettine, 1, ok, e questo invece deve essere il 3. Boom, raga! Grande! E ora? No, scusatemi, cioè, sto per capire. Rivela i segreti di Hogwarts. Boom, boom, boom! Ok, cosa andiamo a fare? Possiamo buttarci sotto? Buttati! Buttati, che morbido! Raga, che fo? Ok, vai giù, vai giù. Magari facciamo anche un... Oh mio Dio, si è chiuso! Oh my God, guys! Si è chiuso, vabbè. Wow, dove siamo? Dove siamo? Oh my God. Ok, facciamo un reveglio. Si sa mai. Vabbè, andiamo di qua, raga. Oddio, andremo nella camera dei segreti, forse. Allora, qui c'è un coso, un forziere. Oh, abbiamo trovato una statua dell'ippogrifo. E qui, uella! Questo è grande. Cosa ha trovato? Suntuoso. Cappello dei ragni. Schifus. Ok. E bene, tipo ora cosa facciamo?
come sembra opportuno. Raga, carino, ma ora non so come uscirne. Abbiamo un problema, guys. Perché, a meno che ora si riapra. Vediamo. Carino, comunque. Oh, si è riaperto. Meno male, dai, scappiamo. Bene, fantastico, raga, stupendo. Perlomeno, finalmente, sta registrando, cioè, sì. Finalmente mi sono tolto questo trip che avevo, raga, di questo passaggio strambo. Ok, ottimo. Chi la dura la vince. Andiamo ancora, dai, manca poco, sembravamo essere più vicini, direi. Prima avevo visto addirittura i metri che mancavano. Ma va bene. Eccoli qui di nuovo i metri, ci stiamo riavvicinando. Perché non usi la metropolvere quando ce l'hai a disposizione? Troppo comodo, troppo comodo. Vabbè, almeno imparo a muovermi per il castello. Sì, inizia, Ignazia forse più che inizia. Vabbè, Luca legge cose male. Ok, andiamo nella nostra fantasala comune. Raga, ho visto qualcosa, che cos'era? Che cosa sei? Eccolo qui, pagina della guida pratica. Parili di tasso rosso. Per poter entrare nella sala comune di tasso rosso è necessario picchiettare sul secondo parile del fondo nel mezzo della seconda fila al ritmo di tosca tasso rosso. Sembra pitta rosso, tosca tasso rosso. Ok. Un picchiettio errato risulterà in un accesso negato corredato da una spruzzata d'aceto. Ok, sì, ma tanto a noi si apre uguale la porta, quindi che problema c'è? Non c'è problema. Allora, perché all'interno della sala non corri? Devi correre. Ok, parliamo col signor ritratto. Signore? Sì. Permettimi di presentarmi. Sono pochi gli studenti che mi conoscono al giorno d'oggi. Aldrich Diggory, ex ministro della magia e fondatore del programma di reclutamento degli Auror, al tuo servizio. Grazie. Grazie al libro che hai trovato e alle pagine mancanti, ritengo tu possa contribuire a risolvere un assassinio avvenuto a Riff. Addirittura. Come sapere del libro e delle pagine? Noi ritratti odiamo più di quel che si crede. Impiccioni. E sanno tenere un segreto. Quindi, cosa ne pensi? Sicuramente un tasso rosso come te vorrà risolvere una vecchia ingiustizia. Ok. Farò tutto il possibile. Meraviglioso. Sapevo di non sbagliarmi su di te. La mia pronipote, Helen Thistlewood, potrà darti maggiori dettagli. Ora è in pensione, ma è stata una grande aura. Quindi devo scriverle. Il caso di omicidio di cui parlo era assegnato a lei. Spesso faccio visita al mio ritratto in casa sua, nel vicino borgo di Upper Oxford. Posso annunciare la tua visita? Direi di sì. Scendiamo subito. Andrò subito a parlare con lei. Ottimo. Tanto non ho altro da fare, figurati. Il duro lavoro e la sua mente arguta, entrambi i misteri troveranno una celere soluzione. Speriamo. Ok. Allora andiamo a vedere dove Helen. Allora dobbiamo andare da che parte? Tipo Hogsmeade forse? Oltre Hogsmeade. Mappa generale, allora andiamo a vedere la mappa generale. Là. Ma devo farmela più di fino là? Ma stiamo scherzando? Vabbè, qua devo andare. Ok, raga, ma è lontanissimo. Non abbiamo tipo un... Raga, viaggiamo direttamente qui ad Hogsmeade, perché altrimenti se devo farmi la piotta, cioè dopo domani siamo ancora qui che... Camminiamo. E non va bene. Ok, vediamo un po'. Io, raga, ogni tanto controllo che stia registrando correttamente, perché mi viene l'ansia. No, quelle portano a Roma, mi spiace, carissimo. Portano a Roma, ti hanno detto male. Allora, mettiamo la libellula magica, che così non sbagliamo strada. Raga, io comunque vorrei vivere ad Hogsmeade, posso dirvelo? Ve l'ho detto, è così, sarebbe veramente stupendo. Cioè, non lo so, non possiamo comprare un borgo di quelli, non lo so, che stanno decadendo, ok, che svendono le case a un euro e tutti i fan di Harry Potter comprano una casa ad un euro
ci trasferiamo tutti lì e viviamo come se fossimo ad Hogsmeade. Dai, sarebbe secondo me una cosa fantastica. Vi immaginate che roba? Sarebbe fighissimo. Devo trovare il modo di proporlo a qualcuno e crearlo. Cioè, pensate che figo, pensate che figata. Andare in giro tutti vestiti, coi mantelli, insomma. Raga, secondo me spaccherebbe come idea. Strano che nessuno ci abbia ancora pensato. Allora, che cos'è quella là? È una... un caprone? Forse un caprone. Un caprone magico, raga. Peccato che non mi servano cosciotti di caprone per fare magie e pozioni, altrimenti potevamo prendere un cosciotto. Accio cosciotto. Allora, raga. Speriamo di trovare anche da queste parti un posto per la metropolvere. Sarebbe l'ideale, diciamocelo. Che cos'è, una mongolfiera lassù? Sembra di sì. Comunque, guardate che si stanno a bagnare da sole le piante. Fantastico. Qualcuno nei commenti mi ha detto che ha già finito il gioco. Cioè, ma come avete fatto? Siete dei velocisti. Sconfiggi tutti i nemici come preferisci. No, aspetta, aspetta. Cosa mi significa? Ci sono dei nemici? Tu sei un nemico? Non sei un nemico, ma chi sei? Chi sei? Scusami, scusami. Ehi, 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 non mi parli. Vabbè. Sei un po' maleducato, sei un gafoncello, un gafoncello. Tra l'altro, raga, si sta facendo buio, ho una mia idea. Butto lì, però. Sì, si sta a buio. E questa roba, raga, è proprio una sorta di piccola mongolfiera. Boh, non capisco. O forse mi segnala che devo andare qui? Boh, non so, non so. Tu mi parli? O sei scontroso come... Tutti scontrosi, mamma mia. Mamma mia. Deve essere Ok. questo il posto di cui parlava il ministro Vigori. Sì, È penso orribile anch'io. qui. Ah, eccoti qui. Lieto di vedere che hai seguito il mio consiglio. Buongiorno, anzi buonasera, Helen. Madama Kisselwood, ho incontrato il suo prozio nella mia sala comune e mi ha chiesto di parlarle. Sono felice che tu sia qui. Zio Eldritch crede che il libro che hai trovato e le sue pagine mancanti siano rilevanti per un caso irrisolto dei miei tempi da Auro. Ok. D'accordo. L'ascolto. Molti anni fa, uno studente di nome Richard Cornacchia Richard scomparve Cornacchia, dopo ma essersi dai. dato appuntamento con una tale Anne. Non ritrovarono mai il corpo. Quando il suo L'avrà fantasma senza mangiato. testa apparve a Hogsmeade, inconsapevole di come fosse deceduto, Anne fu condannata per il suo omicidio e spedita ad Azkaban. Fu in larga parte dovuto alla testimonianza di una giovane di nome Apollonia Black. Gelosa di Anne, temo. È terribile. Ma non vedo come potrei aiutarla. Neanche io. L'alibi di Anne era piuttosto labirintico. Labirintico. Disse che Cornacchia le aveva promesso un'avventura. Seguire una mappa che lui aveva trovato su delle pagine rubate a Pix. E crede che Pix abbia strappato quelle pagine dal libro che ho trovato nel reparto proibito? Se volessimo ascoltare il mio prozio, sì. O almeno questo è ciò che sospettano i ritratti di Hogwarts. Anne disse che Cornacchia le aveva chiesto di seguire la mappa con lui. Ma solo dopo che avesse risolto una serie di Eccala. rompicapi da lui ideati. Che strano corteggiamento. Giura di non aver mai risolto neanche il primo rompicapo, quindi non si incontrarono. E il fantasma di Cornacchia scomparve subito. I rompicapi di Cornacchia, le pagine, il cadavere non furono ritrovati. Anne finì ad Azkaban solo sulla base delle parole di Apollonia. Non capisco. Cosa vuole che faccia? Risolvere i Credo che a questo rompicapi. punto Anne potrebbe aver risolto il primo rompicapo. Ma dopo il tempo trascorso ad Azkaban è l'ombra di quella che era. Non parla con le persone di cui non si fida. E non si fida di nessuno. Allora io che devo Se fare? tu che studi qui e hai un qualche collegamento con le pagine, proprio come Cornacchia, parlassi con Anne, forse ti direbbe di più. Verrò con lei ad Azkaban. Beh, andiamo a Che vedere storia Azkaban, raga. orribile. Se pensa che possa esserle utile, verrò con lei. Splendida notizia. La tua Cioè, in gentilezza ci pratica vi aiuterà a facevano andare fuori soddisfare da il mio Hogwarts desiderio. e in dove Per cacchio ti fortuna, andava quando essere un volevi ai ex tempi. Auror ha i suoi Vabbè. vantaggi. Ci materializzeremo proprio lì da lei. Ok. Ho scortato ministri, professori e tanti altri in quel posto maledetto. Mai uno studente, a dire il vero, ma sarai al Le sicuro. ultime parole famose. Bene, possiamo andare. Tieniti forte, ci materializzeremo assieme. Non Vamonos. preoccuparti, non ho mai spaccato nessuno.
Abbi cura di te. Non è che sia proprio così da molto di buon auspicio questo. Non ho mai spaccato nessuno. Boh. Dettagli. Vedremo. Ok, raga, cosa succederà? Boh. Ricordo di usare tab e qualcosa. Non ho visto cosa. Devono lasciare le scritte più a lungo, cacchio. Carino. Urca, raga. I dissennatori. Io non so ancora fare expecto patronus. Patronum. Quello. Expecto patronum. E l'allero. Così. Questo li terrà a bada per ora. Ok. Ma sta in guardia. Potresti avvertirmi. Questa è una moto, scusate. Passo. Ok. Grazie per avermi avvisato. È un posto davvero orribile. Ma non ci tratterremo più a lungo del necessario. Ora seguimi. Tieni gli occhi aperti. Sì. Non avrei mai creduto di vedere Azkaban dal suo interno. Dissennatori. Non riesco a convincere il ministero a liberarsene. Non c'è bisogno di sapere. Oddio. Ma tipo qui dentro vediamo qualcuno. Ti colpirei tutti con Crucio. Che brutto posto. Ma qui qualcuno è scappato, guys. Qui qualcuno è scappato. Oi, oi. È aperto. Vabbè, non mi ascolta. Ma Roma, pensate a stare qui. Tremendo. Scuola ci crederà mai. Vabbè. Ora ricorda, Annie è qui da molto tempo e i dissennatori non sono gentili. Sii paziente con lei e parla in tono calmo e rispettoso. Cosa cacchio è successo? Sei tu, Annie. Chi va là? Chi parla? È forse la morte? Finalmente giunta a prendermi? Sono uno studente di Hogwarts. Ho trovato il libro che dovrebbe scagionarti. Ah, libro fortunato, finalmente ritrovato. Ma sulle pagine nessuna indagine. Linetto furfante alla sua grotta è tornato. Ad Aberystwyth il mio destino fu segnato. Tutto in rima. Stai dicendo che le pagine mancanti sono in una grotta nei pressi di Aberystwyth? Oxfield, le rovine celano la cripta. Pieghine. Una cripta tra le rovine. Ok. Upper Oxfield. Ci darò un'occhiata, ma lei lo farà. Dai un'occhiata. Trova le pagine immolata. Inquietante sta tipa. Ellen, so che ci sei. Di avvicinarti, ti chiederei. Ma cosa ha fatto? Non ho ben capito. Le ha dato una manata al collo. Mi sembra un po' eccessivo. Non so voi, ma mi sembra un po' eccessivo. Sei ferito. Va, la caverna. Sei al sicuro. Hai ciò che ti serve. Io me la caverò, devo solo... Sarà andata al Sammungo. Ok. Andava di Selwood, io... Va bene, troverò da solo la caverna di Covacchio. Va bene. Vediamo. No, sta. Raga, sarà già mai lontanissimo. Sicuro. Dove sta? No, dai, sembra abbastanza... Abbastanza vicino. Molto bene, dai, andiamo un po' a vedere. Oggi magari scopriamo anche un posto nuovo. Potrebbe rivelarsi pericoloso. Graziosissimo. Preparati a lanciare incantesimi, Luca. E a non rotolare. Allora ci siamo quasi. C'è un sacco di questa gente, raga, che gira e va, ma non mi dice niente. Vabbè, tutti che si fanno gli affari loro. Meglio così, però. Allora, dobbiamo scendere, sembra.
fatti fuori, raga? Forse sì. Ok. Deve essere il posto di cui mi ha parlato Anna. Sembrerebbe di sì. Che Dante... Questo posto è abbandonato da tempo. A voglia. Candele. Siamo un attimo prima di ricognizione. Allora, raga, che cos'è? Perché è illuminato questo, secondo voi? Non si sa. Raga, devo fare qualche magia, sicuro, per riuscire a... Forse devo fare un... Ok. Capisco perché Anna non ha mai trovato l'indizio. Aspetta. No. Allora forse quell'altro. Neanche. Raga, che ne so, che ne so, che ne so. Ah, forse ce ne sono altri qui. Ok. No, così non va. Ok. No. Cioè devo farli a tutti. No. No. Cornacchia, che ti passava per la testa? Dimmelo un po'. Ok, quindi tac tac. No, così non va. Uno. Non quello, Luchino. Vai indietro che siamo troppo vicini. Due. Proviamo questo. No. Ma scusate, ma non c'è un'indicazione da qualche parte su come cosa fare? No, cioè devo andare a tentoni. Vabbè, vabbè. Allora, poi quello lì l'abbiamo già aperto. Proviamo questo. No. Se vabbè, raga. Allora rimane lui, tipo. Ok. Tac, tac, tac. Proviamo ad aprire... Boh, questo laterale di lato. Ma figurati. Vabbè, l'unica... Ma no, Luca, non era quello che dovevi tirare su. Allora. Abbiamo detto lui. 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 Lui l'abbiamo fatto. Proviamo lui. No. Cornacchia, che ti passava per la testa? Poi. Lassù. Qui giù. Raga, a sto punto deve essere quello là. Ah, ora capisco come funziona. Meno male che tu hai capito, perché io no. No. Allora saranno gli altri, raga. Cioè, diventa una roba estremamente improbabile, raga. Magari devo fare lo stesso giro di là. Proviamo. No. Ah, però quelli rimangono aperti. Ah, ho capito, ho tolto dei pezzi qui, raga. Ok, quindi uno apre una parte, uno apre l'altra. Ok. Ok, e poi cosa abbiamo aperto dopo? Tac, tac. Questo qui. Oh, qualcosa si è mosso. Ok. Grande. L'abbiamo fatta. Lumos. Ripeti. Boh. Urca, che cos'è questa? Aspettate, che cosa sono ste robe illuminate di blu? Ah, sono le cose. Ok. Shhh, non avevo capito. Però questo che cos'è? Indizio di Cornacchia. Ok. Mia carissima Anne, ben fatto, hai risolto il mio enigma. Sapevo che eri uno spirito affine, l'unica persona con cui avrei potuto davvero condividere le mie avventure. Incontriamoci al limitare della foresta proibita non appena possibile e ti mostrerò la mappa di cui parlavo. Non c'è modo di sapere dove questa ci condurrà. L'ho trovata fra le pagine di che Pix ha strappato da un libro segreto. Non ho idea di cosa ci attenda, ma sono felice di sapere che condividerò il mio futuro con te. Questo è solo l'inizio, Richard. PS, non so dirti quanto mi faccia piacere che tu abbia trovato questo messaggio, perché sarei andato da solo altrimenti, e che divertimento ci sarebbe stato. Quindi è andato da solo, raga. Ben non l'ha mai trovato. Ma
Allora com'è morto? Ken sia davvero innocente. Mi sa di sì. E di qua invece se può passare. Che dite? Willa! Urca, urca, che schifo, che schifo! Ok, allora, andiamo un po' a vedere che cos'è. Ok. Qui è tutto uguale, perfetto. Da questa parte invece ci sarà qualcosa, che dite? Andiamo a vedere. Raccogli. Che cos'è? Devo fare un reveglio prima, forse. Ah, erano monete, raga. Niente. E qui abbiamo un baule. Allora, dobbiamo uscire dalla cripta. Quanti a quadretti verdi? Bellini. Proprio bellini. Raga, qualcosa mi dice che adesso che usciremo ci sarà qualcosa da combattere. Giurato. Me lo aspetto. Oddio, chi è? Oddio, chi sei? Incredibile. Qualcuno ha risolto il mio rompicapo dopo tutti questi anni. Ben fatto, davvero. Grazie. Richard Cornacchia, al tuo servizio. Quel Richard Cornacchia. Ho sentito che sei scomparso anni fa. Hai molte spiegazioni da dare. Ah, sì? Sei tu che hai risolto il mio rompicapo? Cosa ci fai qui? Un Auror ormai in pensione, Ellen Tisselwood, mi ha detto della mappa che hai rubato a Pix e Anne mi ha detto della grotta. Hai visto Anne? Mi ha spezzato il cuore. È stata dura senza di lei. Vabbè. Ma in fondo le è andata meglio così. Beh, almeno ancora viva. Se posso chiedere, come sta? Male. Siamo gentili. Stai rinchiusa ad Azkaban per il tuo omicidio. Temo che il danno che le hanno fatto i dissennatori sia irreversibile. Cosa? È ad Azkaban. Oh, povera Anna. Non ne avevo idea. Pensavo mi avesse dimenticato. Ho girato il mondo per anni per guarire il mio cuore infranto. Sono tornato qui solo di recente. Per capriccio. Devo parlare con quell'Auror e vedere come posso aiutare Anna. Ok. Mi fa piacere sentirtelo dire. Un'ultima cosa. Riuscirò a trovare le pagine con la mappa menzionata da Ellen? Sono quasi certo che mi siano cadute quando sono stato decapitato. Saranno lì nella caverna a marcire con ciò che rimane di me. Facciamo così. Raggiungimi al limitare della foresta proibita e ti mostrerò esattamente dove trovarle. Ok. Grazie. Devo trovare quelle pagine per aiutare qualcuno. Bene, ci vediamo lì. Ok. Molto bene, raga, molto bene. Missione completata. Ottimo. Direi che per questo gameplay potremmo essere a posto così. E nei prossimi giorni andremo avanti con questa missione cercando di scoprire cosa è successo a Richard Cornacchia. Bene, io mi auguro che questo video gameplay vi sia piaciuto e vi abbia rilassato. Vi ricordo che potete trovare sul canale anche gli episodi precedenti del gameplay dedicato ad Hogwarts Legacy, se non li avete ancora visti andate a recuperare, e iscrivetevi anche al mio primo canale su YouTube, Luca ASMR. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, buon proseguimento di relax, ciao!